Siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana e allora il titolo lo vedete già in sovrimpressione, tra poco vedremo un grafico mensile e daily. Perché Orange, Enrico? Allora, ti rubo 3 secondi per dire che forse il dato più importante è quello di stasera tardi dei rating dei SP sul debito italiano, sui nostri BTP. Ok, certo. Dopo le elezioni sono curioso di vedere come, sì? come giudicheranno. Esatto, sì, okay. Sì, assolutamente, hai ragione. Andiamo su Orange. Moody's lo aggiornerà il rating. Sì. Okay. Andiamo su Orange, siamo chiaramente in Francia, titolo anticiclico, parliamo del top come grandezza delle telecomunicazioni, possiamo dire la TIM francese, anche se appunto parliamo di gestione e paesi per certi versi più seri, ma nonostante questo anche Orange ha subito un lungo ribasso, un titolo che sembra addormentato, dimenticato, però poi ecco in fasi particolari come queste tanti titoli vengono riscoperti e quindi dove c'è stata molta volatilità comincia a essercene di meno, invece questi titoli cominciano piano piano ad andare in accumulazione e a riprendersi. Peraltro Orange eroga un dividendo che una sua parte sarà pagato a dicembre, che è all'incirca del 7% se non ricordo male, quindi anche un titolo interessante da tenere in portafoglio. E al di là di questo, titolo solido di una economia comunque solida come la Francia. E ovviamente l'analisi tecnica, perché secondo me rappresenta il grafico. Se possibile, se potessimo partire dal daily, Manuela, certamente. Credo che sicuramente può essere interessante, è un grafico che ci mostra come dopo una lunga fase di discesa nel 2020 adesso ci si avvicini a un'area statica, ossia orizzontale supportiva, che è compresa tra 8,10 e 8,30, dove c'è un potenziale triplo massimo di medio-lungo periodo e che quindi si suol dire in analisi tecnica il grafico a memoria. Cosa significa? Significa che a quel livello l'investitore, il fondo, l'istituzionale giudica Orange conveniente da comprare e solitamente è successo negli ultimi 2 anni che quando ha raggiunto quel livello il titolo è stato messo in portafoglio. E quindi dobbiamo monitorarlo perché se ci dovesse essere ancora una serie di sessioni al ribasso è un prezzo secondo me anche facilmente raggiungibile. Sì. E il time frame mensile va semplicemente a evidenziare, credo, come quel livello sia un livello assolutamente importante non solo nel medio ma anche nel lungo periodo, perché il mensile ci va a mostrare come dai minimi del 2013 una trend line dinamica, quindi in questo caso obliqua, diagonale, vada a formare un supporto in coincidenza con quella piccola orizzontale evidenziata dalla freccia rossa che ho messo, e questa sincronia sul grafico di supporti sempre in area 8,30 si trova, e quindi dobbiamo credo attendere questo livello e a quel punto Orange diventa un titolo con un dividendo importante, un titolo solido con fatturati importanti e quindi credo che valga la pena considerarlo da portafogliare. Mettelo in portafoglio, ma è un caso che tu non abbia scelto un titolo italiano, non scegli solo titoli italiani Enrico, però visto che abbiamo fatto un po' una panoramica degli indici e abbiamo insomma calcato un po' la mano sulle performance del FTSE MIB. Ma se prendi il CAC 40 più o meno siamo sulla falsariga, la stessa situazione. Non ho scelto titoli italiani perché chiaramente il titolo te lo fornisco sempre il giorno prima e quindi è difficile prevedere se il giorno dopo ci potrà essere o meno un rimbalzo, più o meno era atteso anche perché area 20.500 è un'area importante per il FTSE MIB, ma cercavo un settore come quello delle telecomunicazioni e pur essendo italiano, mi spiace dirlo, ma se dovessi comprare TIM o Orange o Telefonica o Deutsche Telekom, di sicuro non compro TIM. Ok, va bene.